Può permettersi questi rischi, ha un centinaio di punti o poco meno di vantaggio nei confronti dell'Eutz, che almeno moralmente sembra il più pimpante per la corsa al titolo. Ma River Marathon, lo leggiamo anche nel suo nickname, Maratoneta, aspetterà fino all'ultima gara per restare in battaglia e tentare l'assalto finale. Lui che si trova a meno 39 nei confronti del leader della classifica, Fabio Ferracini, e quindi scatterà dalla quarta posizione. Rapido recap: prima fila con Leutz 27 davanti a Doctor Who, seconda fila per River Marathon e Ferra, terza fila per Robby e Krikkonen, quarta per Super Simo e Naspaz, quinta fila per chi come Dio e Gallians. Dalla terza posizione in giù avranno tutti gomma nuova e scelta libera, insomma, per quanto riguarda il compound. Se so, no, la hard direi che è abbastanza da evitare. Sì, infatti sto controllando. Si sente adesso? Sa, 1, 2, 3, prova, speriamo. Buonasera comunque a tutti, ora la chat, sì, okay, ora Andre, chi c'è? Perfetto, grazie mille. Gioco che ci metto un po' a salvare la clip. Seba, comunque una qualifica, sì, falsata dalla pioggia, perché quindi non tutti magari hanno potuto esprimere il meglio, però il tuo Leutz si è espresso bene, dai. Hai già capito, no, ma peccato appunto per il quarto posto di Ferra, che su questo circuito dovrà diventarsi tanto in partenza, perché partire bene qua ovviamente è fondamentale, e bisogna vedere anche Leutz appunto come gestirà la gara. Quindi questa pole di Leutz, che può essere considerata falsata tra virgolette, è comunque importante, e quindi vedremo Ferra dalla quarta posizione che cosa riuscirà a fare. È uno splendido pomeriggio all'Ungaro Ring, splende il sole, gli uccellini cinguettano, 25 gradi dell'aria, 32 quelli dell'asfalto, tra pochissimo le vetture in pista per iniziare il giro di formazione. Ovviamente andremo anche a dare uno sguardo a quelle che saranno le scelte per il compound di mescola con la quale i piloti andranno a partire. Soft per Leutz e Doctor Who, ovviamente utilizzata in qualifica, tutti con una gomma media nuova con la quale andranno molto lunghi verso il 20esimo
massimo anche qualcosa di più. Giro, differenza invece che, come dico, che dalla nona posizione sarà un po' la scheggia impazzita, perché con questa soft ne avrà veramente tanto, ma avrà il muro arancione delle due McLaren, poi Krikunen, Robby, Ferrari, Vermarathon, per poi trovare quindi i primi due piloti che partiranno con la gomma soft. Raffo, chi ne esce vincitore? Perché sì, la soft, ok, c'è quella sosta da fare sicuro, però diciamo che tra 40 minuti le cose cambieranno a livello di sole. Allora, qua è dura perché comunque arrivare fino in fondo con la gialla aspettando e sperando nella pioggia è rischioso, è molto rischioso. La rossa fa 5-6 giri, quindi sono obbligati a fare almeno un pit. Vedremo. È complicata la situazione. È Sei interessante il tuo punto barro. di vista comunque, perché volevo aggiungere in tutto questo, grazie Raffo, che Ferra è già all'attacco, già pensa sulla lunga distanza partendo con gomma gialla in contrario di Lewis che cerca di, come dire, cerca di riconfermare la pole, si sente forse anche, tra virgolette, fin troppo sicuro di questa pole position mettendo quindi gomma rossa. Vedremo allora quel che sarà l'evoluzione con la strategia che, insomma, ve lo spoileriamo, tra 45 minuti obbligherà i piloti a passare almeno idealmente alla mescola intermedia già utilizzata in qualifica, che tornerà quindi a essere utilizzata anche in gara. Già una safety car potrebbe quindi smuovere le carte e far pensare a Lewis un cambio di strategia, mettere una media e provare ad arrivare fino alla pioggia. Parrami che nelle sue 5 edizioni corse su questo tracciato conta attentamente i vincitori e due di questi vincitori hanno poi anche ottenuto il titolo a fine stagione, quindi potrebbe essere quel quid in più per dare carica a Leutz e anche a Ferra, ovviamente, per progredire nella sua marcia. Finora, ovviamente, è stata vincente. Sta per arrivare Gallians e poi il via di 35 giri, oltre 153 km di gara. E allora la griglia di partenza si sta andando a comporre al solito: sorrisi, tremori, palpitazioni, piccoli rituali. Prima del via dell'undicesimo anno della stagione 2021-2022 della Prime League, bandiera verde in fondo allo schieramento. Semafori che arrivano in questo momento, e allora prima dentro, frizione in mano, freddezza e reattività. E parte il Gran Premio d'Ungheria, categoria Prime League, con Leutz e Dr. Wu dalla prima fila. E con la gomma soft, ovviamente, scappano via. È svolato via Leutz, ma River è riuscito a bruciare Dr. Wu. Si infila anche Ferra, un Dr. Wu ghiacciato al via. Attenzione, perché nelle retrovie c'è Alex Pilotino che arriva in bagarre con chi come Dio, che riesce a ottenere l'ottava posizione. Un po' di lotta, anche un po' di lag tra Naspers e chi come Dio e Chicco Driver. Pardon, un Chicco che ha dovuto anche andare nell'erba. Non so se sono io o. C'è un po' di lag per Chicco Driver che era stato un po' scattoso per tutta la percorrenza di curva 1 e tuttora lo vedo non muoversi linearissimo, lineare invece preciso, perfetto, prova subito a scappare via Leutz ad imprimere il suo ritmo con questa gomma nei confronti di River Marathon e Ferra che hanno guadagnato una posizione, ovviamente ne ha perse due. Doctor Who che dalla seconda scivola alla quarta, inizia ora il T2, tanto guidato, tanto sottosterzo, adesso si avrà attenzione Chicco Driver su... non Naspers? Avevo visto Chicco lanciarsi, poi si è riteletrasportato in avanti. Comunque, Chicco ha ripassato Naspers. Quindi Naspers undicesimo e Gallians dodicesimo. Si era anche preso tanto spazio all'avvio. Pilota Ferrari non si è voluto prendere nessun rischio. Ora, un po' alla volta, cercherà di sopravanzare i piloti davanti a lui. Ovviamente, anch'essi partiti con la gomma media. Comunque tanta testa, anche di Ferra a prendersi l'interno lì in curva 1, si è trovato piantato Doctor Who all'avvio, all'esterno River, abbiamo visto un contatto simile a 3 in Sport League, bravo Ferra a tenersi l'interno e anche magari non esagerare in staccata, è andato quanto più possibile sul cordolo per lasciare spazio agli avversari, qui in curva 1 non so se è già arrivato un avviso, ma ha decisamente tolto un po' di erbetta dall'interno. Esatto, quello che volevo dire è che c'è un bel triello tra Robby, Krikkonen e Super Simo. Super Simo lo vedo bello carico in questo momento, determinato a prendersi questa sesta posizione. Infatti vedo che sta veramente spingendo al massimo e si vede. In quella segnalazione che avevo fatto a curva 1 con Chi come Dio è arrivato un piccolo danno, è arrivato un danno pesante invece per Chicco Driver che ha perso completamente l'ala. E quindi attenzione, non viene esposta, non entra in vigore né il regime di safety car né di virtual safety car. Con Chicco Driver che procede lentamente, lascia sfilare il gruppo con Naspers e Gallians. Forse in trazione in uscita da curva 1 è andato ad impattare sulla destra. Quel che dicevo per curva 1 al primo giro è per segnalare che c'è un danno di Chi come Dio contatto invece con Gallians e Naspers. No.
No, forse sono. Come mi sentite, ragazzi? Lagante, poiché No, avevo no, visto bene. Gallins andare interno, No, poi di anch'io. colpo. Mamma mia, panico con Kiko Draver che ha lasciato sfilare il gruppo, ma in un tratto del circuito veramente pericoloso. Mi era sembrato Gallins andare molto interno nei confronti di Naspaz, con Naspaz che aveva chiuso senza troppi complimenti. È arrivato in effetti un danno. Quindi piccolo danno per Gallians in quel contatto riportato con Naspaz, e sicuramente un piccolo danno anche per chi come Dio riportato in cura 1. Gallians che va ai box, torna subito a cambiare quest'ala. Non capisco in effetti il voler cambiare l'ala, però a livello strategico, lui che partiva con la media, già si complica ulteriormente la situazione. Dovrebbe andare per un'altra media che in effetti non ha utilizzato in qualifica, ala nuova e almeno fare passo. Sceglie la hard invece Kiko Driver e ovviamente prosegue con la gomma hard. Tra pochissimo in conclusione il terzo giro, con 4 secondi di vantaggio al momento da parte di Leos nei confronti di River Marathon, che si porta nello zainetto lì a mezzo secondo Ferra. Doctor Who sembra già quasi in crisi con le gomme, poiché è tanto sotto sterzo qui nel guidato nel T2 ed è fuori dalla zona di DRS con Ferra. Mentre il gruppetto che prima ci aveva segnalato Sebastiano con Robby, Krieger e Super Simo prosegue indisturbato. Un po' l'arco qui, Super Simo. Dispiace Simone, Segna, magari segna. mi piccherà su Instagram. Shitstorm al mio profilo, però è andato largo, l'ho visto io, quando li vedo li chiamo e ci può stare, RSC è capitato comunque un giro, hanno 3 occasioni se non vado errato i piloti, sì dal gioco ma anche da parte della direzione di gara, quindi può starci di prendersi subito questo primo sfizio e poi eventualmente tenersi l'alzata del piede dall'acceleratore per le prossime occasioni che Rigolo inizia a farsi grande negli specchietti di Robby, che sta tenendo comunque un bel ritmo finora nelle... Oh. Alex Pilotino con chi come Dio, un piccolo contatto, riesce a sopravanzare il pilota dell'Aston Martin, quello Ferrari, con Alex Pilotino, Alessandro Capuozzo che sale quindi in ottava posizione, si rilancia chi come Dio, è molto ottimista in questo frangente, ovviamente vola via la sua ala anteriore, probabilmente c'è stato un danno anche per le pance di Alex, hanno Safety car. ricevuto un gran colpo e safety car per rimuovere i detriti che sono rimasti lì all'interno di curva 1 e Lewis può iniziare a pensare di fare una sosta. Gallianz ritorna in gioco. Anche se Gallians e anche Kiko Driver, sì, fa piacere. Ho dei timori per Alex, che avere le pance danneggiate in questa pista, l'abbiamo visto anche ieri, proprio con una Ferrari, quella di Luigi Di Lecce, quanto è stressante e quanto va a influire su una guida lineare, soprattutto nel T2, dove per non surriscaldare la gomma bisogna essere dolci, precisi, non fare troppe correzioni, non entrare in maniera troppo aggressiva. E Alex, tra l'altro, Box. paddista, quindi sarà complicato. Vai box, quindi Leutz aveva 6 secondi di vantaggio su River, ovviamente uscirà dietro di lui. Potrebbe andare forse davanti a Dr. Wu, poiché si ferma anche lui, sì, giustamente, quindi come non detto, va. Allora, non so, Robby no, è già in curva 1. Leutz però ha già fatto la sosta, vediamo dove arriva Robby. Compagni di scuderia ovviamente i River hanno ancora il delta, poiché non hanno preso ancora i primi la safety car. No, passano tutti quanti, appena dietro a Super Simo. E allora Leutz e Doctor Who che si mettono sulla strategia del resto del gruppo, ma con una gomma media più giovane di 4 giri. Torna ai box ovviamente anche chi come Dio per riparare i suoi danni all'ala. Che esagerazione, vai Robby, facci sognare, tanto c'è anche un po' di tifo, anche decisamente di parte, da parte, perdonami la ripetizione, della chat, una chat che in questo nickname ci auguriamo prima o poi sarà obbligato a tornare in pista, poi andiamo avanti, non facciamo nomi, andiamo, lasciamo stare. Che esagerazione, Advance credo per l'entrata di chi come Dio per replicare nei confronti di Alex Pilotino, è stata la classica Ricciardo Muove, è rimasto in scia fino all'ultimo e poi si è lanciato alla fine. Il problema è che era Alex Pilotino ad avere il DRS, perché Alex era uscito, era arrivata alla staccata di curva 1 ancora dietro a Kiko Medio, quindi lo slancio c'era. Molto ottimista, come detto, la manovra di Kiko Medio. Buonasera anche a Poz Luca. Luca, che ho sentito martedì in pro il Blu-ray, io il mio l'ho finito. Mark sta mettendo tutto insieme e quindi credo nella settimana di pausa inizieranno, apriranno alle prenotazioni. Cioè, ce l'ho fatta, ho finito, quindi fine. C'è tutto ora, non... manca il live show, ma perché non c'era spazio, abbiamo riesportato i file una ventina di volte. Non... Dovremo fare eventualmente per l'anno prossimo il Blu-ray con il doppio disco e ci adatteremo anche a questo eventualmente. Buonasera Mark, che ho detto una cosa che non dovevo dire, vero Mark? Bannato, 10 secondi per andare alla prossima. Vabbè, lo accetto.
Allora, ennesimo giro sotto regime di safety car che inizia a far pensare River, Ferrari, Rob, insomma, tutti i piloti che ci sono partiti su questa gomma media, che potrebbero forse, sperando, chi lo sa, boh, arrivarci a questa pioggia. Una pioggia che, tra l'altro, visto che la gara è andata, sono già passati i primi 5 minuti, si è aggiornata, insomma, dal live timing e segna le 3 gocce di pioggia a 45 minuti, ma a 50 torna nuvoloso, quindi potrebbe essere dell'acqua che nemmeno va a bagnare la pista e quindi si complica la scelta di River Ferra se non arriva un'acqua che obbliga il passaggio alla mescola intermedia. Avevo visto Krikkonen finire con mezza vettura sul prato tra la 1 e la 2, lì già negli anni passati si danneggiava l'ala sfiorando quel marciapiedino. Speriamo sia tutto in ordine sul fondo della sua vettura. Allianz di 9 box ha rimesso la media. E forse quella. No, era più giovane. Boh, forse l'ha spiattellata. Non so delle due quale fosse più giovane. Mi viene segnato tre Credo giri che su questa. questa sia quella che ci ha partito. L'altra era quella che ha usato in qualifica. Ah sì, giusto, in quei giri che ha provato a concludere, giusto, giusto. Allora Credo che si si farà un riaccoderà. altro giro. Beh, sì, adesso sono verso la fine del T2, la testa del serpentone. Gallienz adesso invece alla 5. Si è fermato anche Kiko Driver e ha messo la media, che lui dovrebbe essere nuova. Sì, perché lui prima aveva l'hard. Sì, ha fatto media, hard, media, Kiko per il momento. E mancano. Beh, no. Tiene affetti 27 se non vado errato, eSport 26-27, sono tanti 29 da fare con questa gomma media per Kiko per andare fino in fondo, a meno che quella pioggia davvero nel finale non vada a bagnare la pista per un intermedio. C'è frizzantezza, c'è euforia anche a livello strategico. Ennesimo giro sotto safety car. È dubbio Kiko si è smarcato l'obbligo di sì mesco, di cambio mescola. sì E che obbligo di comunque cambio. c'è da dire che tu la pioggia la stai chiamando come la safety car, l'hai chiamata, stai chiamando anche la pioggia, cioè ci sembra quasi che ci stai sperando che arrivi da come lo stai dicendo. Per movimentare un po' la situazione, Ah, se no già si sicuramente, supera certo. poco. Ferra non ha nessuna intenzione. Io in effetti in questo modo andrei contro a Ferra, poiché insomma, ha vantaggio in classifica. Una pioggia, magari non l'abbiamo ancora visto Fabio in lotta, magari contro River sotto la pioggia. Magari si scopre che ha tanta voglia di battagliare in quelle condizioni. Quindi forse è l'ennesima occasione per far sbottonare la camicia a Fabio Ferracini, che già comunque si è preso i suoi rischi quando ha dovuto nel corso di questa stagione. In questa stagione il resto ha amministrato nel migliore dei modi. A proposito di gomma smarcata detto in precedenza da parte di Chicco, ovviamente hanno smarcato anche la mescola Leutz e Dr. Wu ed anche Chicco Medio che erano partiti sulla gomma soft. Come vedete la grafica in sovrappressione sono tutti quanti sulla gomma media in questo momento, chi utilizzata di più, chi di meno, e sono 5 giri che potrebbero essere pesanti. Vedremo verso il finale del GP. Ma sono io, Matto, mi sembra di una qualità superiore alla grafica video stasera. È Raffo che va di share, credo Raffo 6 con la 5. Sì, sono con la 5. Ah. Però comunque è sempre in 720, 60 fps, settato. Sono 60 fps, fanno la differenza. Giusto. Molto Safety car in bene. questo giro. E allora ci prepariamo alla ripartenza, lo farà per primo River Marathon. Cristian Rivero, che come detto tenne la pole position qui nel 2019, non riuscì a vincere però in quella sua annata, ovviamente il titolo finale per una situazione davvero sfortunosa in Brasile, e fu costretto a vedere Luni transitare per primo sotto la bandiera a scacchi. Vedremo chi ce la farà questa sera. Con tra l'altro in effetti c'è Robby terzo, sono due Mercedes e due Alpine nelle prime quattro posizioni. È scattato molto bene Robby, quasi va a tamponare il posteriore della Mercedes di Fabio Ferracini, poi l'effetto elastico Aria vantaggia Fabio che subito si sposta sulla destra, molto vicino anche Leuz nei confronti di Super Simo. Vediamo se ce la fa Robby dall'esterno, non desiste, prova all'esterno anche Leuz che va molto profondo e staccata, molto corretto anche Super Simo, uno splendido sorpasso da parte di Leuz, scondolata invece da parte di Super Simo poi in trazione. Leuz è quasi subito fa un pensierino ad andare all'interno di Krikkonen, che vedremo se farà da scudiero il suo compagno di scudiero. Un po' di fatica qui in trazione da parte di Krikkonen, Leuz quasi sembra avere una mescola di vantaggio. Si va adesso nel T2 con River Marathon che ancora guida ovviamente nei confronti di un Ferrari che la ripartenza si è dovuto guardare negli specchietti nei confronti di Robby, poi ha già ripreso un margine di sicurezza. Ci sono questi due compagni di scuderia. Attenzione, Super bandiamo Super Simo si è Simo alla girato. 5. Ah, Ah, peccato. sfortunoso testa coda.
questa volta fa manovra molto bravo nel riutilizzare il rimposta pista, nonostante si trovi in una situazione simile, sempre alla 5 se non vado errato, anche ad Imola, l'ennesimo testa vuota ovviamente per la gomma surriscaldata, nel fare manovra il gioco lo andò a squalificare per contromano, essenzialmente un inflessibile sotto quel punto di vista, super, siamo davvero sfortunoso, ma la gara è ancora lunghissima, 27 giri, te lo Gira so che devi ancora. stare calmo nell'entrare in curva adesso perché la gomma è ovviamente surriscaldata. Speriamo che possa ritrovare equilibrio per arrivare fino alla fine di questo ennesimo GP con la Prime qui Attenzione in Ungheria. Leuze. Leus è È un sopra la macchina di Supreme Krikkonen. interno di curva 1, questa È volta uscito dalla scia veramente al sembrerebbe limite, comunque, vero? Molto, Ah, molto al comunque limite. Sversino ha dei danni a fuoco, sicuro. Ah, c'è un Peccato. po' di lotta anche con chi come Dio e Gallienz esce molto forte dalla curva 1. Gallienz va in discesa qui verso la 2, profondissima staccata. Chi come Dio anche è arrivato vicino. Ah, Leus anche su Leuze. Robby all'esterno della 4 va leggermente largo. Vediamo se era già davanti C'è prima di chiudere Chicco la anche manovra. su, Urca. che ha fatto un sorpasso veramente pazzesco. Mamma Lui mia. questa volta all'interno della 4 costretto a correggere la traiettoria che stava per andare a collidere con il marciapiede essenzialmente che c'è all'interno di curva 5. Quindi bravo a correggere gruppettino adesso che si troverà con Naspers, ovviamente gruppettino di Gallienz, Chicco Driver e chi come Dio. Supersimo con la rossa. Eh sì, super, siamo riusciti a ritrovare almeno la via dei box, credo che l'ennesima bandiera gialla esposta fosse stata. Sì, si era girato alla penultima. Fuori Comunque dal che DRS intanto bello Ferrari. rivedere i due lottatori per i mondiali Sì. vicini, è molto molto bello. Gallienz, errore, forse la penultima curva, perde tre posizioni. Oh, Attenzione Ferro. Ah no, scusate, Krikkonen. Effetto Mercedes. Krikkonen con Robby si muove tanto negli specchietti dell'Alpine di Robby, forse un incrocio per uscire più forte qui da curva 1, va leggermente lungo Robby, allora la C'è anche trazione Chicco su favorisce Naspers che si Krikkonen. sta facendo vedere. Chicco driver per il momento un nulla di fatto, vediamo se in Gallienz in discesa. prima curva ha fatto un Oh, bellissimo che solo passo rotta! all'interno. No, Oh no! in trazione, forse l'ha persa chi come Dio. Ennesima safety car. Safety È car. andato a collidere con la posteriore sinistra di Gallienz. È stato lanciato verso le barriere sulla sinistra. La Aston Martin di chi come Dio. Io ho visto solo Buona. Gallienz all'interno e basta, non ho visto nient'altro, quindi presumibilmente penso Robord di con chi come trazione, sì. Dio. Sì, l'ha leggermente persa chi come Dio. La Peccato. curva, la traiettoria un po' si apre. Insomma, non è un vero e proprio Peccato, rettilineo, quindi può peccato. capitare. Barre lo Schumacher intense, visto intanto sintra Robby e Krikkonen, ci segnala Luca dalla chat. Buonasera anche a Dair6 1990. Vorrei sapere se posso partecipare solo su Xbox. Purtroppo no, siamo solo su PlayStation 4. Anche ieri sera qualche ragazzo da Xbox ci aveva scritto. Ancora in attesa, in effetti, di un cross-platform. Non dico decente, ma almeno che ci sia. Una fatica incredibile. Quindi Accettando che dispiace. c'è tra PS4 e PS5. Ah, anche. Però dai, per come si sta evolvendo il mercato del gaming con Microsoft che essenzialmente non le vuole vendere le sue console, vuole solo che ti abboni, il fatto di avere tante esclusive, sta comprando essenzialmente qualsiasi casa sviluppatrice, quindi magari per un futuro speriamo che possa esserci. Comunque, Alex Sì. Violino Naspers e Gallienz e Box con Gallienz che ha di nuovo la rotta. Abbiamo la prima penalità intanto, penalità di 5 secondi, accelerazione del corsia di box di Alex Pilotino. E non li va a scontare, mette la hard, potrebbe magari rifermarsi di nuovo anche Naspers per togliere questa gomma hard. Smarcare in questo modo la mescola, Ah, andare la su mo una solo media che pezzi. farebbe 24 giri. La media già 24 giri li può fare. Poi, ovviamente, Gallianz ha rimesso l'altra gialla. le ha finite, Gallienz. Gallianz le sta Le mettendo ha 5 in prese da cammino. Imola, gli è avanzata qualcuno magari. Si aggiorna il meteo perché la pioggia arriverà tra 30 minuti, durerà fino al 45esimo, quindi si evolve anche il meteo. In effetti, utilizzando la modalità approssimativo, credo che questo è anche quello che vedano i piloti, che l'ingegnere Alex riferisce ai piloti. Certo, Alex Raff non è che ti ha riferito tutto nel No, migliore dei modi, per niente. quasi, non ci ha nemmeno provato. No, ma io vedo tutto in ordine, peggio dei meccanici Ferrari con il motore. No, no, ma affidati, vado, Sono tranquillo. presi dalla strada, sono presi dalla strada in poche Tranquillo, parole. non schiaffi, tranquilli. Oh, intanto disconnessione Mamma per mia. Naspers, lo rinvito al volo, fortunatamente sotto safety car, quindi dovrebbe riuscire a rientrare senza troppe difficoltà.
Spero Naspaz salvi la clip. Abbiamo parlato prima in stanza. Naspaz che non me lo fa invitare, me lo dà grigio, quindi forse sta già rientrando. Tanto, ennesimo giro sotto safety car. Ok, adesso ce l'abbiamo. Mi risulta offline Naspaz, forse un drop di connessione di tutto, e quindi speriamo possa tornare il prima possibile. Nel botto non gli riporta la vettura ai box, quindi almeno questo positivo, rimane sulla sua mescolata. Torna di nuovo ai box Gallians, che se mette un'altra media adesso allora è una rossa in realtà verniciata di giallo. Adesso mette un'intermedia per sbaglio, ormai non ha più Non c'è gomme, non sa media, neanche lui più che quindi cosa mettere. guarda, è Ah, bellissimo il direttore bianca, gara bianca, di bianca. Gallians. Ci sono quattro medie e una hard, ha buggato il gioco. Ovviamente sono due compound di mescola media, uno per la gara e uno risparmiato in qualifica, alternati nel corso di questi 12 giri che hanno fatto fatica a trovare del ritmo. Fatta eccezione per i primi giri, i primi 5-6 sono andati via lisci, anche con dei bei duelli, con un bel ritmo, come detto in precedenza, da parte di Robby, che tuttora si conferma lì in top 5. E poi c'è stato un po' di parapiglia nelle retrovie, prima con Kiko Medio che è andato ad impattare con Alex Pilotino per rimuovere i detriti dell'ala anteriore del pilota Aston Martin, entrata la safety car. La seconda invece, che come vedete è ancora in azione per rimuovere definitivamente la vettura di Kiko Medio, che è andata contro le barriere in uscita dei curva 1 dopo un contatto in trazione con Gallians 34. Sta Comunque rientrando una dico che spazzola, Naspers bene. è ancora bot. Adesso vedo che è ancora bot, ma sì, si vede che sta rientrando perché vedo che è ancora bot comunque. Dalla chat Advance ci ha segnalato che sta rientrando, io provo a rinvitarlo di nuovo. Ok, mi risulta online adesso, stavo quindi provando a riavviare tutto. Safety car Perfetto. che credo rientri in questo giro, non mi è arrivato il messaggio, ma prende spazio River, lampeggianti Abbiamo ancora Charlie accesi. Eccola. Whiting che commenta perché sa quando rientra la safety car, mi sembra Ah, giusto. ecco. Ah, vedi, voilà. Speravo di no, invece, per dar tempo a Naspaz e riprendere il controllo. Il botto comunque impostato 80 con la hard. Il problema è che il botto la surriscalda la gomma, almeno da ciò che ho visto martedì, quindi speriamo Naspaz riprenda il prima possibile il controllo. Lì davanti River Marathon per la seconda volta a dettare il ritmo alla ripartenza da questa seconda safety car. Riparte allora il Gran Premio d'Ungheria con Leutz che inizia già a farsi sotto nei confronti di Ferra, si fa vedere negli specchietti del pilota Mercedes, che a sua volta cerca di spingere nei confronti di River, di non voler stare in questo panino. I tre piloti in classifica e lotta grande sovrasterzo da parte di Ferra in uscita da curva 1. Attenzione, si apre un varco forse per Leutz all'interno della 3, molto profondo Ferra in trazione, lotta anche nelle retrovie con Alex Pilotino che viene sopravanzato dall'esterno da parte di Super Simo con questa gomma soft. Lì si può fare il sorpasso, chiedo un ottimo sorpasso Super Simo, anche accompagnando la velocità all'esterno Alex Pilotino, che forse ha anticipato, molto sportivo Simone Esposito nel restituire la posizione ad Alessandro Capozzo. Aveva chiuso una bella manovra Alex, diciamo con un contatto alla fine ha dovuto cedere andando largo, è andato fuori pista, scondola un po' il posteriore scondola tanto il posteriore della Ferrari di Alex Pilotino, ha sicuramente dei danni riportati da quella panciata ricevuta in precedenza con Kiko Medio. Mentre qui davanti per ora un equilibrio ma molto precario tra River, Ferra e Leutz. Ovviamente tra due giri potrà essere riattivato il DRS. Lotta tra Naspaz e Gallians. No, credo sia il botto di Naspaz che viene passato da Gallians. No, Anche se Gallian lo ha vedo fatto un fisico. errore in uscita dalla 11. Credo abbia appena. Sì, ha appena ripreso il controllo Naspaz, perché come vedete gli intervalli tra i piloti in questo momento non sono disponibili al passaggio. Ora sul traguardo si andranno a riaggiornare con Ferra molto vicino a River sull'ottica dei 3 decimi, ma c'è ancora un margine di sicurezza per River Marathon, a quarta posizione poi per Krikkonen, segue Robby, sesto Doctor Who seguito dal suo compagno di scuderia. Vediamo se trova un buon equilibrio adesso Naspaz, trova all'interno invece Super Simo a curva 1. Ancora una volta riesce a sopravanzare Alex Pilotino, questa volta in maniera più pulita, più corretta anche per i suoi standard, e prosegue senza restituire la posizione come fatto in precedenza in maniera molto sportiva per il pilota McLaren, che con questa gomma soft si lancia adesso in una possibile risalita del gruppone. Andiamo lì davanti, magari nel guidato, magari con un onboard di Leutz che segue, prende un po' di spazio, forse un po' di ossigeno nei confronti di Ferra e River Marathon. Ovviamente ancora lunghissima la gara, non siamo nemmeno alla metà. River
arrivare dall'Austria ha cambiato marcia. Sì, forse si è reso conto, lui lo dice sempre, che non guarda la classifica, ma no, ma che vuoi che sia, pensiamo agli ultimi chilometri. Però può starci nel rendersi conto che, sai che una marcia in più la devo mettere sul dritto, che siamo lì, ce la giochiamo, siamo qui, balliamo e vedremo come si arriverà fino al termine della stagione. Si prova a far vedere intanto Ferra ancora a disturbare River Marathon. Staccata alla 1 per ora, molto freddo e Waterloo lucido. su Robby. Waterloo, sì, con le due Red Bull alla carica dell'Alpine, lotta che farebbe comodo anche per il costruttore. Intanto switch in casa McLaren con Supersimo che sopravanza Naspaz, ovviamente a questa gomma soft da sfruttare. Simone Esposito momentanea non a posizione, una volta ripresi questi 2 secondi su Gallians troverà tutto il trenino con Gallians, Kiko Driver, Waterloo e Robby. Più staccato, poi c'è Krikkonen sui 3 secondi dal triello di testa. Tra l'altro 3, no, pardon, Aston Martin motorizzata Mercedes, stavo per dire 3 power unit differenti, invece per nulla. Cioè, Aston Martin è la Mercedes, dai, non lo vedremo nel 2022 però. No, comunque devo dire una cosa, che Dottor Who, non da togliergli nulla, però è un po', tra virgolette, una delusione stasera con quella bella qualifica. Adesso in questo momento è sesto. Magari se non si fosse fatto sopraffare in partenza poteva giocarsi anche le sue carte, magari Attenzione essere anche per sul podio. primo Però giro nella vediamo. quale è stato possibile utilizzare il DRS, lo ha fatto Ferra per spostarsi. Intanto Dr. Wood all'esterno di curva 1 nei confronti di Robby riesce a chiudere la manovra, replica in qualche modo all'analisi fatta poco fa da parte di Sebastiano, ottiene la quinta posizione e, come detto, si è ghiacciato un po' in partenza Dr. Wood, poi insomma, un po' gli eventi di gara, soprattutto la safety car e il fatto che era rimasto dietro ad alcuni piloti che avevano la gomma media nel primo stint mentre lui aveva la soft, poi quella prima sosta sotto safety car lo ha fatto sprofondare nel gruppo. Adesso sta provando un minimo a riemergere, lui che ha una gomma più fresca anche di Kekkonen. E nel passaggio precedente sul rettilineo principale, con la prima volta che Ferra è andato a utilizzare il DRS, sembra più aver guardato negli specchietti Leutz che l'attacco nei confronti di River Marathon, che è rimasto tutto sulla sinistra. Ferra invece è andato a sfiorare il muretto dei box, stessa cosa fatta da Leutz, per ottenere la scia. Sembra più qui dietro una lotta con River che per il momento detta il passo, detta il ritmo, e nemmeno si è sbottonato, diciamo, in qualche difesa, in qualche staccata esagerata, aggressiva. Sempre frenato preciso, pulito, al punto di corda giusto. Più vicino questa volta a Ferra nei confronti di River Marathon. River questa volta si difende, si sposta verso l'interno, cerca un contatto anche Ferra spostandosi verso l'interno, va leggermente lungo River, allora l'incrocio da parte di Leutz Leutz se ne che forse li approfitta, brucia tutti e sbanda, in due. sbandata, attenzione mamma mia che dietro, uscita, Kiko manco la lotta, Gallias proprio. perdonaci Ernesto, ruotata tra Leutz e Ferra, con Ferra che è andato a baciare la posteriore sinistra di Leutz. Fortunatamente sembra tutto in ordine per l'ala di Fabio Ferrascini, allora passa Leutz, vediamo quindi Robby che è stato sopravanzato da Kiko Driver, anche da Gallians con la hard all'interno della 2, poi all'esterno riesce a chiudere un'ottima manovra, ma bravo anche Robby nel saltare sul cordolo interno per lasciare spazio, si lancia anche Supersimo alla 4, un po' di Un po' lag, di lag. un po' di panico, Tanto. un po' troppo, perché Gallians è andato addirittura in No. traversa a contatto con Robby, che è Oh, andato a Robby si toccare alla gira, 5. peccato. Ai ai ai. E Supersimo alla fine sta cercando di fare un miracolo all'esterno dei confronti di Gallians, in due alla chicane, non c'è spazio lì, e alla fine testa coda di Gallians dopo un contatto con Supersimo. Lo spazio lì è davvero minimo, ovviamente bandiera gialla che non dovrebbe portare ad una safety car. Un po' di ordine, poiché c'è un danno per Ferra in quel contatto che ha ricevuto con Leutz, e c'è Kiko Driver anche che ha fatto un errore, poiché è di nuovo senza ala ed è stato sopravanzato da Supersimo. Panico in questo 17° giro, con anche Robby che ha ricevuto quel danno, come detto, andando a toccare la posteriore destra di Supersimo alla 5, Supersimo che dall'esterno stava sopravanzando Gallians. Alla 4 invece c'era stato forse una tamponata da parte di Robby in confronto di Gallians, perché aveva Leo, messo testa coda in maniera un po' strana. attenzione, ci sta provando. Leutz virtualmente all'interno alla 2, con River che c'era il minimo dello spazio, contatto tra i due. Alla fine vediamo se Leutz riesce a chiudere la manovra. Dall'esterno passa e vedremo se ci saranno dei danni, delle ripercussioni, qualcosa da chiarire nel post-gara, perché, come detto, l'equilibrio precario si è sfaldato in 2 giri. Sono arrivati molteplici contatti, un po' di spintarelle. Per il momento, dal Comunque, volevo timing, dire viene una cosa di segnalato. Leutz, che Leutz ha approfittato benissimo
della lotta tra Ferra e River proprio per insidiare proprio Ferra. E poi ho notato che in penultima curva lui si avvicina molto, vedo che allunga moltissimo la frenata, entra proprio affondando l'anteriore per cercare di avvicinarsi veramente molto, ed è, da quello che ho visto, è l'unico che fa questa mossa, una cosa molto particolare, bello. Beh, sì, differenza di traiettorie è una delle poche cose, una delle poche curve che si può fare in effetti qui in questo tratto. Ora dal suo onboard si sta molto interno in impostazione, essenzialmente al centro della pista, invece abbiamo visto un po' di piloti anche prendersi dei rischi andando tutti sulla destra, anche a saltare su quel cordolo molto insidioso. Lì c'è un vero e proprio fossato essenzialmente, magari a livello di setup non si è fidato ad utilizzare un posteriore così alto, forse lo ha più basso, forse per favorire la velocità di punta e difendersi in questo modo. Adesso, anche nonostante River aveva a disposizione l'ala mobile aperta, sta perdendo contatto Ferra, ma come detto c'è un leggero danno sulla sua ala, viene segnalato un verde dal live timing, siamo intorno a un 15% più o meno per Fabio Ferracini, e quindi perde contatto con i primi due, dovrà guardarsi da una possibile risalita di Dr. Wu che gli potrebbe sottrarre il podio. Poi dietro Dr. Wu c'è Krikkonen che non penso voglia prendersi l'onere di togliere dei punti al suo compagno di scuderia, leader della classifica piloti. River comunque, come detto, si è sbottonato solo nel giro 17 in staccata per difendersi nei confronti di Ferra. È andato un po' lungo River, Ferra non si è sentito di preparare un incrocio, incrocio invece preparato, realizzato nel migliore dei modi da parte di Lewis, che aveva sopravanzato Ferra. Stava per passare anche River Marathon, però in trazione perso la sua Aston Martin, quindi si è rinfilato River Marathon. Siamo arrivati alla staccata della 2 in discesa con Ferra che si è rilanciato all'interno di Lewis, è arrivato quel piccolo contatto davvero sfortunoso nel ricevere il danno Ferra, proprio perché è sembrato ruota a ruota. Intanto Gallians è andato largo, intanto esatto, oh, Gallians ha lasciato passare Kick Drive. Credo che abbia dei danni al fondo. Sì. Ah, Supersimo gli è salito sopra, in effetti, la pancia sinistra lì alla chicane. C'era pochissimo spazio. Supersimo, che tra l'altro torna ora ai box, non aveva nemmeno riportato nessun danno all'anteriore. È particolare questa situazione, perché lì in quell'aggancio si sono portati praticamente fuori pista, nessun danno per Supersimo. In quella toccata leggera invece tra Ferra e Lewis è arrivato questo danno che sta compromettendo adesso la prestazione di Ferra. E anche un mezzo miracolo che non ci sia stato un danno anche tra Lewis e River Marathon, perché nel giro successivo, a quanto raccontato prima, la ruotata tra i due alla 2 è stata molto vigorosa, con Lewis che era stato accompagnato tutto verso l'interno da parte di River, poi River ha ritrovato la traiettoria di ali staccata, si sono incrociate le traiettorie fino al contatto, fortunatamente a quanto pare ruota a ruota tra Lewis e River Marathon. Comunque bella gara di River Marathon, sta facendo veramente una bella bella gara. Sì, solido. Molto solido, sì. E fa un po' anche da, come dire, da spartiacque fra Lewis e Ferra. Quindi anche quella è una cosa molto bella. Perlomeno in questo momento, sto intendendo. L'ultimo giro da parte di Ferra, 21.5, 20.7 invece per Dr. Wu, che con questi 8 decimi al giro si sta riportando sotto al Fabio Ferracini. Ovviamente con un ritmo segnato da questo danno. Non fa lo stesso Krikkonen, che ha perso 7 decimini negli ultimi 2-3 giri da doc. Sì, ho visto che Naspaz è andato un po' largo e Alex Pilotino subito dopo. Era attaccatissimo, era a meno di 3 decimi dalla penultima curva. Poi l'ultima curva Alex Pilotino ha allargato tantissimo. Esatto, e anche Naspaz poi ha allargato. Avranno problemi? Alex al fondo potrebbe avere qualcosa per quel contatto della prima safety car con chi come Dio, e soprattutto hanno la hard. Ho visto Alex in uscita all'ultima curva, prima completamente di traverso, ok che aveva sbagliato la traiettoria, quindi magari ha trovato la potenza poi troppo in anticipo, con ancora troppo angolo di sterzo, e quindi ha fatto questo sovrasterzo. Sul filo River Marathon con Lewis, appena fuori dal secondo. Attenzione, perché il detection point è quell'ingresso della penultima curva. Può tentare di lanciarsi per stare sotto. No, 9 decimi, ancora il DRS, ma sul filo River con Lewis. Restiamo con Naspaz ed Alex. Naspaz che va largo qui alla 9. Allora si fa sotto Alex Pilotino. Magari un tuffo alla 12, larghissimo Alex. Quanto sotto sterzo, non ha nessun danno, ma credo sia dettato da quel possibile danno ricevuto.
lasciato in pace una spazzone, guardate altrove, se lo guardi non gli capita nulla di brutto. Advance dalla chat, dispiace. Ovviamente sì, Fiduca. prestazioni auto pari, Air 6 1990, ancora buonasera. Vediamo qui sul rettifilo principale, Naspas prova a difendersi nei confronti di Alex Pilotino, che non segue la scia del pilota della McLaren, quindi rimane nella traiettoria ideale, forse per provare un incrocio. Va largo Naspas, quindi uscire dalla curva 1. E allora Alex Pilotino sembra più facile la manovra per lui, a meno di un tuffo alla disperata da parte di Naspas, ma da gentleman driver, diciamo, lascia la corda. Lo stesso Alex aveva lasciato molto spazio per un eventuale tentativo alla disperata da parte di Naspas all'ingresso della 2. Un po' scattosi, un po' birichini con il posteriore, ma tutto sommato hanno concluso un bel duel. Si sta nuvolando. Eh sì, ma di colpo, scusa, nel Sì, di no, colpo, spazio di colpo. Alex erano sul dritto, c'era il sole, non... on off proprio con queste nuvole. E arriva definitivamente fuori dal secondo con Leos 1 e 4. Sotto di 3 secondi invece Doctor Who. Ah, ritiro Naspas di per Naspas. Ce l'aveva tiro! detto Advance di guardare Ai ai ai. altrove. Ah, nello stesso punto dove è andato a muro ieri Matthew, uscita della 9 in trazione, trattone inganno quella curva anche in Z Pro Safety. Mauro. E safety car Ragazzi, di nuovo, anche ai ai. safety car siamo alla terza, credo. Terza, sì. Terza. Oh, ai ai ai. Posso fare un'evocazione? Dispiace, però abbiamo smesso di guardarlo. Atman, sono stati bravi, chiuso il duello. Vabbè. 12 giri alla fine. Con. Bisogna ragionare perché una gomma soft in questo momento potrebbe aiutare. Pioggia prevista tra 10 minuti. Ed è una pioggia che ci accompagnerà per 20 minuti. Quindi, mano a mano, il meteo si evolve, si aggiorna. E quello che sembrava magari all'inizio gara essere una pioggia passeggera che non avrebbe potuto bagnare la pista, in questo momento invece ha decisamente più possibilità di far pensare, di far arrivare qualche timore ai box. Ho visto la safety car ferma. Eh sì, ovviamente sta aspettando il primo, quindi alcuni piloti la stanno Ah, perché è passando, Kiko, uscita. Gallians. Vediamo se si fermano. River, Ferra. Con questi 22 giri di gomma media, questa safety un po' li salva per provare ad arrivare alla pioggia, però una gomma soft farebbe ancora più comodo. Mancano ancora 10 minuti e credo, poi magari sbaglierò io, ma Leos ha sbagliato a non Secondo me, fermarsi. si sono Credo fermati. poi. L'unico che poteva cambiare un po' la posizione era Grigone. Ah, Secondo me Ferra! Ferra. Attenzione! Ah. E non li sconta. No. E ovviamente cambia l'ala ai box, quindi River che mette già l'intermedia. Ai ai ai. Ferra soft ai box, anche Grigonen che ha perso tanto per aspettare il secondo bagno di scoria, però ha quasi 30 secondi di marcia nei confronti di Alex Pilotino. Hanno aspettato tanto i meccanici Mercedes, non so se Grigonen aveva 5 Piove! secondi di penalità. Già piove, Ah, allora non le ho è viste solo io le panico. gocce. Ah, ecco. Ottima la chiamata di River. A questo punto sì, che ha 20 secondi ora nei confronti di Piove e Dr. non poco, Leos. attenzione. Bisogna vedere se si bagna in Attenzione che giro. si può scombinare di nuovo tutto. Attenzione. Allora vedremo se Leos e Dr. Wu andranno in box in questo giro. Troveremo River, leader della classifica, e poi di nuovo tutti quanti gli altri piloti in box, perché quelli che si sono fermati hanno tutti messo una gomma slick. Soft per Ferra, quinto Super Simo con la soft che non si è fermato, sesto Grigori con la soft nuova. Kiko Driver soft ma non si è fermato, Alex Pilotino media nuova, anche Gallians in Gallians box, anche Gallians intermedia. intermedia e Robby anche. Anche Robby si sono lontani 20 secondi dal gruppo, però almeno hanno già la gomma pronta da portare in temperatura. 10 secondi tra Riversi, si sta arrivando ora nei confronti di Leutz e quindi sarà sicuramente leader. Ovviamente Leutz che rimane dietro alla safety car, quindi per questo ha perso quell'eventuale tempo che aveva per rispondere alla sosta, ma... Ovviamente, infatti, si è dovuto accodare alla safety. Vediamo Attenzione a che non fanno loro. sopravanzarla. Lo so che il tentativo, la gola c'è. Leus vai box. Ha Torna in box capito allora forse Leos, anche no. qualcosa anche lui. Eh sì, vanno ora tutti quanti ai box a mettere Beh, l'intermedia. anche perché ha Prosegue 18 River. giri su questa gomma, quindi. Quindi attenzione che può accadere qualcosa di inaspettato forse, chi lo sa. Ferra non si ferma, mi aspettavo si sarebbero fermati tutti, non si ferma nemmeno Krigonen, quindi le due Mercedes sicure del fatto che la pista non si bagni. Vai box Leutz, Dr. Wu, Super Simo.
Probabilmente vedremo anche Kiko Driver e Alex Pilotino. Sì, piove, però è leggera in effetti. Aveva iniziato con molta intensità, adesso si è quasi diminuita. Una pioggerellina. Bisogna capire in questi 10 giri quanto andrà. Rimarrà almeno da ciò che ci viene detto nel live timing. Ancora 10 minuti. Tutti quanti ai box anche nelle retrovie, tutti quanti su gomma intermedia. Alex Pilotino che va anche a scontare 5 secondi di penalità. Allora, tutti Leuz è sull'intermedia. rientrato al momento giusto dopo River subito, quindi può comunque rimanere lì attaccato, mentre Ferro e Krikkonen, se continuano con la rossa e mancano 10 giri, però comincia a piovere forte, è un bel rischio, è Leuz veramente ha un bel perso il rischio. giro, però, Eh Attenzione. sì, Leuz tutto sommato era leader del GP, per carità. Fare la chiamata che ha fatto River è un grande colpo, almeno adesso. Ora vediamo se la ripartenza all'intermedia ne avrà nei confronti della soft, se sarà abbastanza bagnata la pista. Comunque è un gran rischio, io ecco, tutto mi sarei aspettato tranne l'intermedio da parte di River. Quindi farlo anche Leuz, lui che a livello strategico in questa stagione, non dico che ha peccato, però è stato un po'. Ah sì, ok, allora lo faccio anch'io. Sembra un po' in attesa di capire cosa facessero gli altri. E quindi davvero una bella chiamata per il momento da parte di River, ma fatto che le due Mercedes non si sono fermate anche nel giro precedente, in cui c'era comunque margine per uscire. Appena dietro a Super Simo, perché c'è ancora margine in realtà per entrare davanti a Kiko Driver, che è lontano 20 secondi da Super Simo, ma non lo fanno entrambe le Mercedes, restano lì in seconda e terza posizione con questa gomma slick. Hanno due visioni diverse del meteo, in Alpine e in Mercedes. Per quanto mi viene segnalato dall'app, il PXG F1 Telemetry, utilizzatelo ragazzi, può tornarvi comodo. A livello di pioggia la percentuale è molto elevata rispetto a pochi minuti fa, dove eravamo intorno al 38%, c'è già l'85%, le temperature sono letteralmente crollate, dai 26 siamo scesi a 24, la pista a 28 gradi contro i 35 di qualche giro fa. Tanto difficile, vedo già Ferrari provare a fare un po' di zigzag, vedo le goccioline rimbalzare sulla sua vettura, qualcuno inizia a appoggiarsi sulla telecamera, c'è qualche pozzanghera qui sulla sinistra dall'onboard di Fabio Ferracini mentre si va in discesa alla 4, quindi forse giro dopo giro anche qui alla 5, credo che la ripartenza sarà da mescola intermedia. Ti dirò che sull'asfalto si vedono già le gocce. Sì, c'è proprio il cambio, un po' di colore, ma anche qualche rivolo d'acqua, qualche fiumiciattolo. Ah, no. Non so quando è stata utilizzata, però credo nel momento del ritiro hanno spammato emot di Naspaz in chat, quindi bravi ragazzi. Vediamo se la safety rientra in questo giro, perché sono. Non è ancora. Non si è ancora accodato Kiko Driver. La Eccola. safety rientra in questo giro. Sono tutti in fila fino alla settima posizione, poi 10 secondi per trovare Alex Pilotino che guida Gallians e Robby, ma piloti che andranno piano nel T3, quindi dovrebbero riaccodarsi anche questi ultimi tre piloti. Vedremo in trazione, un occhio su Leuz, poiché è primo interessato per bruciare il prima possibile Krikkonen, andare all'attacco di Ferro e poi eventualmente riprendersi la leadership del GP nei confronti di River Marathon, che comunque in presenza aveva guidato più che brillantemente. Attenzione a quando River tornerà sul gas, bandiera verde pronta ad essere esposta per ridare il via, ripartire con il Gran Premio d'Ungheria per la terza volta in questa stagione agonistica 2021-2022. Va sul gas River Marathon, è molto vicino Ferra, fa lo stesso Leuz, si difende all'interno River Marathon, attenzione perché anche Leuz va all'interno di Krikkonen, è staccata molto profonda, e Leuz che brucia entrambe le Mercedes, si va ad affiancare a Ferra che deve alzare il piede perché davanti a lui c'è River Marathon e chiude uno splendido sorpasso. Leuz 27, si fa Doppio visto, urca sorpasso, subito anche sul bellissimo. River Se non all'interno triplo della 2. addirittura forse, addirittura triplo. Ed è già la manovra dell'anno, poi ok le due Mercedes con la mescola Mamma slick, ma mia! River all'intermedia, scatenato Leuz Wow! e scappa anche da River, che è sembrato quasi in difficoltà in trazione rispetto a Ferrari, che ha dovuto alzare il piede per non tamponarlo. Per il momento riescono ancora a stare in pista le due Mercedes, ma siamo in una fase davvero limite. Sembra quasi piantato River rispetto a Leuz, che riesce a fare strada, ad uscire dalla curva in trazione, invece rimane bloccato, impallato River Marathon. Fa tanta fatica in trazione in questo momento. Bandiera gialla, attenzione per il ritiro di Gallians. Tamponato da Robby. E vedremo se ci sarà l'ennesima Safety. safety car. È la quarta. E adesso
Vediamo, a livello non so più che dire a livello strategico, dispiace, ma non... Allora, le due Mercedes si devono forse fermare, anche se qui, mamma, la 12 è un lago, la completamente allagata la pista in quel frangente. Comunque, che ripartenza di Lewis. Triplo Sì, sorpasso in bravissimo. due curve. Mamma mia. Va dentro Ferra, fa lo stesso anche Krikkonen per passare alla mescola intermedia. Vedremo poi questi 5 secondi di Ferra Ho che li Ferra. sconta, però Krikkonen perde davvero tanto tempo, ovviamente. Sì, sarebbero già ultimi per carità, però in Esatto. effetti cambia poco. Robby in box. Ah, drive through per Alex Pilotino. Eccesso di velocità, non ha rispettato il delta. Come intermedio ovviamente per Ferra. Vale lo stesso per Krikkonen. Con le due Mercedes quindi dal fondo cercheranno di risalire in questi ultimi 7 giri che a livello meteo potrebbero regalare ancora qualche sorpresa. Se la safety car fa E tre comunque giri per... sembra che il dottor Wu ha sentito le parole di Sebastiano ed è di nuovo terzo. No, esatto, stavo pensando proprio in questo momento che si è fatto sopraffare in partenza, ha fatto una gara un pochetto in sordina, ma pian piano ha scalato la classifica. In questo momento anche la pioggia probabilmente lo ha aiutato con appunto tutto quello che sta succedendo e si trova terzo, quindi si sta rifacendo, insomma. Per il momento, per quanto riguarda le penalità, 3 secondi per limite della pista per Super Simo, che quindi se non si scompatta, non si dilata troppo il gruppo fino alla bandiera a scacchi, saranno complicati per lui da scontare. Ovviamente li sconterà nel finale di gara, però rischierebbe di perdere davvero tante posizioni. C'è un drive-thru invece anche per Alex Pilotino, ricevuto nella precedente tornata, quindi... Poi alla ripartenza si farà da parte, lascerà sfilare il gruppo tornando ai box a scontare questo drive-thru. Ripartenza per la quale dobbiamo ancora aspettare un po', poiché c'è il gruppo compatto fino a Ferra, poi del margine per Krikkonen, ulteriore margine per Robby. Io riscatto un bevete, ve lo offro io a questo giro, visto che la chat tutti sia a Grazie. tifare Naspas, ma nessuno che ci fa bere. Bravi che tifate Naspas, però ogni tanto un bicchierino, qualcosa. Per Di acqua, si scherza. ora acqua, poi quando in Superiamo un le possibile 11. talk show a litigare, a dirci tutto, prima un bicchierino e poi si parla del regolamento. Così è così Bicchierino, che viene stilato palesemente. a bottiglia, mica bicchierino. Oppure facciamo come Lore. Dopo Dai, le non 11. diciamo cose. 29esimo giro in corso con il gruppo che si è ricompattato e quasi sicuramente riprenderà le ostilità in pista al termine di questa tornata. L'acqua fa arrugginire, ce lo segnala il buon Luca. E L'acqua va nelle spalle, diceva mio nonno. ma per portarla a casa No, con le scale, con i boccioni sulle spalle, No, ma proprio nelle sull'italica spalle. spalla. Non... Va bene, allora con Leutz davanti a River Marathon, poi Dr. Wu, Super Simo, Kiko Driver, Alex Pilotino, Ferra Krikkonen, Robby in una posizione scivolato così indietro dopo essere stato per tutta la gara lì in zona top 5. Spente le luci sopra la vettura di sicurezza, la safety car. Io personalmente ho sempre detto safety car, quest'anno un po' impallidito ogni volta che sentivo Vanzini safety, però non lo so, vedremo Luca, mi correggerà lui, ben venga. Tutto pronto allora per la ripartenza, la quarta di questo Gran Premio d'Ungheria, stagione 2021-2022 con la Prime League. Questa volta a guidare le operazioni la Aston Martin di Lewis, che ancora parzializza in realtà qui per la percorrenza di curva 1. Attenzione alla ripartenza, ancora non è andato sul gas Lewis, scatta ora con River che perde qualche decimino dopo essere rimasto affiancato. Super Simo
Sovralanzato da Chicco Driver, che ha trovato un ottimo slancio. Attenzione alla staccata della 1, poiché c'è Alex Pilotino che all'interno riesce a sovralanzare Supersimo e quasi va ad insidiare le due Ferrari. Arriva un piccolo contatto con l'interno con Doctor Wu. Alex Pilotino in quarta posizione va a sovralanzare Chicco Driver. È una grande lotta con Supersimo che tampona Chicco Driver. Attenzione ai possibili danni, poiché anche Alex Pilotino è andato molto vicino a Doctor Wu. Dall'esterno ferra su Supersimo. Ancora lotta tra Chicco Driver ed Alex Pilotino. Tantissima bagarre qui al centro gruppo con lo stesso Crivone che cerca. Margine, cerca spazio nei confronti del pilota McLaren Supersimo, che non sembra aver riportato dei danni almeno dal lifetime. Quindi, no, invece, se c'è un piccolo danno sull'anteriore destra, molto leggero in queste condizioni, può l'abilità del pilota cercare di contenere questo danno. Krikkonen cerca di approfittare della situazione ancora nei confronti di Supersimo, molto corretto nel non esagerare nell'affondare la staccata. Ci prova invece Chicco Driver, ruotata con Alex Pilotino. Davvero vigorosa con Alex e cerca di prendersi questa top 5, ancora ruotata, non se ne mandano a dire. Chicco Driver ed Alex Pilotino costretto a parzializzare Ferra, con Alex in effetti invischiato in questo duello, che è un drive to contatto con Supersimo e Ferra. Ferra che aveva parzializzato per non tamponare Alex Pilotino, si è lanciato Supersimo alla 11, va lungo Alex Pilotino. Sta facendo tanta fatica anche a comprendere cosa sta accadendo in pista Non si sta per alcune capendo più manovre. niente in tutto questo. Che Alex macello. lascia definitivamente spazio per tornare ai box e scontare questo drive-thru. Invece no, No. prosegue. Robby ha Capuzzo passato Frigola. si è preso il suo giro di gloria, Capuzzo. Robby forse ha un problema all'ala perché ha toccato Alex Pilotino. Per il momento ci viene segnalato un danno per Supersimo e molto pesante invece per Krikkonen, addirittura Sì, Robby. giallognolo, staccata della 1 con Robby che è costretto a frenare perché Alex ha chiuso senza fare troppi complimenti. Lì davanti prosegue la corsa di Lewis con un secondo e uno di vantaggio nei confronti di River Marathon. Poi le due Red Bull con Doctor Wu e Chicco Driver, quinta posizione per Ferra. Lungo Krikkonen qui alla 2 che ha Un cercato di farsi pochino. vedere nei confronti di Robby, ma un nulla di fatto. Ancora Robby che insidia Alex Pilotino, che forse no, una splendida trazione, una splendida linea, una splendida percorrenza, e si difende bene nei confronti di F1 Italia Robby. Ma è un Alex che purtroppo, o in questo o nel prossimo giro, dovrà andare ai box. Nel dubbio va lungo qui alla 5, viene sopravanzato da Robby, e quindi termina così questa gloria che in qualche modo ha provato a prendersi Alex Pilotino con davvero tanto sottosterzo. Sembra quasi avere un danno, ma dal lifetime non viene segnalato nulla, nemmeno visivamente. Davvero forse segnata la sua vettura da quel contatto avuto con chi come Dio, che ha provocato la prima safety car. Direi che possiamo quindi spostarci sul leader della classifica, Fabio Ferracini, all'inseguimento di Chicco Driver, che ha perso smalto, perso tempo nei confronti di Doctor Who, quasi 3 secondi il divario. Va a chiudere il 31esimo giro Lewis, inizia la 32esima tornata con 2 secondi di vantaggio nei confronti di River Marathon, 3,5 tra River e Doctor Who, 3,2 tra Doc e Chicco Driver. Chicco deve guardarsi nei confronti di Ferra, che va all'interno in curva 1 molto profondo e si muove anche in frenata Chicco Driver. Molto gagliarda anche questa difesa da parte del pilota Red Bull, che non concede nulla al leader della classifica, costretto ad inventarsi qualcosa in una situazione meteo non facile, ma che permette di provare a far sbagliare anche un avversario che si sta difendendo con così tanta ostinazione. Ovviamente comunque per una quarta posizione più che importante, e per una Red Bull che in classifica costruttori si è sempre ben difesa, è sempre stata pronta a combattere con la Mercedes. Insomma, sono i due team che in effetti a livello di equilibri sono messi meglio tra i due piloti. Intanto Robby è andato al sorpasso di Supersimo, Sì, forse all'esterno della 5. sì. Supersimo al 4 è arrivato largo e Robby sempre. Va bene, allora sale in sesta posizione Robby, cerca di recuperare una top 5 a lungo occupata in questo GP, però adesso 8 secondi da recuperare su Ferra. Ferra stava andando a muro in uscita dalla 11. Si Ai fatica ai ai. ora, credo, in lotta con Chicco. Non facile trovare il varco. Scappato via invece Lewis nei confronti di River Marathon, 2-1 di vantaggio. Per curiosità, vado anche a dare uno sguardo a chi è al giro veloce, che per il momento è di Chicco Driver, in 1.18.821, l'unico ad essere andato sull'1.18. Poi c'è Leutz 19.2, tutti gli altri 19.5 per Supersimo, tutti gli altri sul 20. Ovviamente a causa delle varie safety car, chi ha montato la soft più o meno vicina a poi il passaggio alla mescolana intermedia. Krikkonen è andato in tilt con l'acqua. Ci dice Luca,
C'è stato tanto caos alla ripartenza, aveva già un danno quando sono andato su di lui. Non so se ha tamponato Super Simo o addirittura Fabio, perché c'è stata tanta parzializzazione. Alex Pilotino va a sopravanzare Krikunov, che è andato ai box intanto. E dicevo, c'è stato tanto caos alla ripartenza in quel gruppo. Ho visto piloti dover inchiodare in punti dove essenzialmente si fa in pieno. Poiché i piloti 2, 3, forse anche 4 davanti erano in battaglia. Quindi forse è arrivato lì l'errore da parte di Krikunov. E poi, ovviamente, con un danno così pesante, ok, il bagnato che prova a nascondere leggermente, insomma, con un po' di abilità da parte del pilota si può provare a resistere. Sta resistendo ancora Chicco nei confronti di Fabio Ferracini, spostandosi al centro della pista. Molto veloce Fabio, qui ancora una volta costretto ad alzare il piede e poi andare leggermente largo alla penultima curva. Si sta difendendo in maniera sia aggressiva ma anche aggressivamente semplice. Ecco Chicco Driver nei confronti di Ferra, che scondola anche a centro curva in percorrenza della penultima curva. Chicco si sposta prima al centro, poi ritrova la traiettoria ideale. Ferra prova ad andare profondo in staccata e farsi vedere, continuare a mettere pressione, ansia nei confronti di Chicco Driver, che per ora continua a tenere una grande quarta posizione. Continua a muoversi davvero tanto Fabio in trazione, magari non con un sorpasso, ma per ora si sta prendendo dei rischi in quella fase. Ancora molto vicino, quindi sceso verso la 5. Interno invece no, dall'esterno con mezza vettura. Impazzito Fabio a mettere la vettura lì. Prova un varco nei confronti di Chicco Driver. È davvero facile ricevere dei danni al fondo. Saltato con mezza vettura sull'erba. Non si è chiusa la vena in quel momento. Vuole questo al quarto posto nel Secondo corso me della già i danni penultima adesso. tornata. Può darsi, dato. Sì, ok, in settimana abbiamo visto qualcuno lì andare all'esterno saltando sul cordolo, ma Fabio ci è andato abbondantemente prima, preso prima il No, marciapiedino e quando poi prendi prato. l'erba distrugge il fondo. Giustamente il giardiniere dell'autodromo mette le mine, maledetti, non ci dovete passare qui. Tanto inizia tra pochissimo l'ultimo. rovini il prato. Inizia in questo momento l'ultimo giro per Leuz 27, inseguito ma con 3 secondi e mezzo da River Marathon, altri 5 e mezzo per trovare Doctor Who, e poi continua la lotta in trazione tra Chicco Driver e Ferra. È uscito più vicino questa volta Ferra nei confronti di Chicco Driver rispetto a quanto fatto in precedenza. Di nuovo verso il muretto interno, poi la traiettoria ideale, ovviamente senza DRS. Deve cercare di inventarsi qualcosa in frenata Ferra, che è andato profondo addirittura al bloccaggio di entrambe le gomme anteriori. Mamma, Ferra ancora in trazione, sempre di traverso, e con Chicco che per il momento mantiene questo quarto posto. È uscito sempre bene da questo tratto Ferra, controllo, correzione in impostazione della trave in discesa, e forse si perde quell'occasione che nel giro precedente aveva costruito, ma anche 32esimo, 31esimo, era sempre arrivato molto vicino qui a Chicco Driver nel guidato. Fa quella chicane a meno di un tuffo molto disperato, che prova ad arrivare a parte di Ferra. Qualche correzione, perde metri importanti in confronto di Chicco Driver, che forse con questa correzione a parte di Ferra si salva. Leuz in questo momento alla terz'ultima curva, tra pochissimo alla penultima. C'è ancora quindi spazio per restare con Ferra e Chicco Driver, forse alla 11 se esce bene Ferra. No, non sembra esserci l'occasione. Allora Leuz, ultima curva per il pilota Aston Martin, che trova ossigeno, si conferma ancora una volta dopo la vittoria ad Imola in questo 2022, questa seconda metà di stagione, per suonare la carica in vista della fine della tournée europea. Con questa vittoria in Ungheria, Leuz 27 si porta a casa 25 punti importantissimi nei confronti di Ferra e River Marathon. Ferra che chiude in seconda posizione, terza posizione, ritrova il podio Doctor Who. Arrivano in volata, separati da 92 millesimi, Chicco Driver e Fabio Ferracini, leader della classifica, ma che perde almeno qui in pista. Poi attenderemo i risultati del post-gara, ma non ricordo che abbiano coinvolto le prime 5 posizioni. Comunque c'è la qualifica, ci sono un po' di cose da controllare nel postgara. Chiude quindi in quinta posizione Ferro 87, sesta piazza per Roby, più che meritata. Forse anche qualcosa di più poteva portare a casa questa sera, ma le varie safety car gli hanno un po' compromesso il ritmo. Dopo la squalifica Super Simo, con qualche testa gola, qualche contatto, qualche ala sostituita, comunque torna al traguardo in settima piazza. Krikkonen che da 3-4 gare dato in difficoltà dopo una splendida serie di top 5 consecutive, sfiorato il podio più volte, ottava posizione per lui questa sera.
Anche lui era lì in zona per una top 5, un po' più appeso rispetto a quanto fatto da Robby, un po' più al limite. Invece poi con la pioggia, mi ha detto da Luca, si è un po' disunito sul bagnato, è arrivato qualche contatto di troppo, che lo ha portato a chiudere solamente in penultima posizione, almeno per quanto riguarda i piloti arrivati al traguardo, in ottava posizione Krikkonen, non invece Alex Pilotino, ritirati Gallians e Naspats e chi come Dio, inchino di Lewis, credo anche nei confronti di Seba, che te l'ha mandato. Sì, sono contento che abbia vinto, ormai penso che lo sappiate tutti, però quando ho rivisto Leuz e Ferra battagliare non mi aspettavo che ci sarebbe stato tutto questo scombinamento di carte, questo azzardo della Mercedes, quindi della Stella che ha provato con la Ross, e quindi poi peccato che Ferra invece è arrivato quinto, appunto, come ci mostra la classifica in questo momento. Molto bene, quindi attendiamo che i ragazzi ci raggiungano qui nel party post gara con Leutz, River Marathon e Dr. Wu, che li avremo nel party con noi per qualche rapido scambio di battute e qualche domanda. Ernesto, vai già? No, sono troppo. Faccio Ah, aspettare, presto? stasera. Ah, va bene, vai. Quando sono i piloti a farci aspettare a noi a collegarsi, adesso li ripaghiamo con un pan per focaccia. Intanto mi preparo ad invitare i primi treni e vedrei, magari chiedo un commento a Raffo, visto che lui in questa fantomatica Prime ci ha esortito, ci ha corso, ci è cresciuto, è diventato un pilotone da master. La mia Qualche pilota che ti prime. intriga per il futuro di quelli visti in pista stasera? Pochini, ecco, rispetto a quando hai corso te, però. Beh, sicuramente Leutz, e comunque anche Ferra sta facendo grandi passi avanti. Molto bene, allora vado un attimo ad aggiungere Dr. Wu, no, Ferra Ci no, piace anche Leutz già comunque c'è. questo punto di vista che appunto Raffo che è cresciuto in questa categoria, quindi bello anche chiedere ovviamente a chi ha corso prima di questi piloti che corrono in questo momento. Bella considerazione. Sì, di veri e propri novizi quest'anno in Prime ne abbiamo avuti un po' di meno, anche per, insomma, il concetto nella Prime. Abbiamo avuto nuovi piloti che si hanno trovato spazio nei vari altri campionati, insomma, arrivavano già pronti. Qui mano a mano, passo dopo passo, e forse anche questo aiuta nella formazione dei vari piloti, anche nel splendido carattere, sia in pista che nell'esprimersi, che abbiamo avuto anche questa sera con Raffo Idex. Forse anche questo step un po' alla volta ha aiutato rispetto a quanto abbiamo visto ultimamente. Comunque, restiamo con i primi tre classificati di questa sera. Iniziamo ancora una volta con Leutz 27, che si ritrova dopo Imola. E questa sera le safety car ti hanno più compromesso la gara rispetto a quanto fatta ad Imola. Però a te per un commento, qualifica, gara. Buonasera a tutti intanto, che gara pazza. Cosa devo dire più altro? Wow! Che gara strana ma pazza, bellissima. Mi sono divertito un mondo. Oddio, partendo dalla qualifica, ovviamente se va bene. E qualifica è andata bene, perché comunque sul bagnato vedevo comunque che ne avevo di più. Ho visto che stavo asciugando, ho detto vabbè, proviamo con la rossa. Avevo pensato che effettivamente sarebbe stato meglio mettere la gialla e fare la qualifica oppure restare con quel tempo. Però ho detto lo stesso, anzi, metto la rossa, che tanto in ogni caso se dovesse esserci safety car o robe, mi smarco la gomma e posso andare fino alla fine senza nessun problema. Se non arrivasse la pioggia comunque in tempo. Niente, le previsioni sono state più che giuste, il passo era molto buono e sono riuscito ad andare molto, molto bene. Sorpassi, parer mio, molto corretti, poi magari se c'è qualcuno che non è stato contento, al massimo me lo dirà dopo, sento come la pensano gli altri. Comunque, parere mio, ottima gara nel complesso.
Molto bene, grazie mille. Seconda posizione invece per River Marathon, che anch'esso ha guidato il GP, fatto diverse ripartenze. Forse col bagnato, in effetti, è stata l'unica fase dove ti abbiamo visto in difficoltà. Però anche a te ti lascio la parola per un commento sulla qualifica e sulla gara. Manca, non c'è. Ah, no, 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 eccolo qua, eccolo eccolo qua. qua. Ah, No, è entrato adesso. appena Ok. Ok, lo vedo che sta lampeggiando, quindi forse si sta caricando. Christian, buonasera, mi senti? Ok, sì, ciao, buonasera. quindi dicevamo, un commento anche a te per qualifica gara, forse solo sul bagnato che abbiamo visto in difficoltà, per il resto della gara invece lucido, freddo, padrone della situazione, giusto un po' con Ferra c'è stato un giro di caos al 17°, ma sia davanti che dietro avete tutti battagliato in quel giro, quindi anche noi abbiamo fatto fatica a seguire. Ciao a tutti. Allora, in qualifica bene, ma non benissimo perché non ho capito con Claudio cosa sia successo all'ultimo giro. Io stavo facendo il giro e lui mi ha superato. Si vede che era anche lui nel giro, e lì Sì, boh, era non l'ho anche io nel capito. giro. Non l'ho capita perché, boh, vabbè. E poi in gara tutto bene. E ho visto che il giro che ti riferivi te. Io mi sembra di aver fatto la curva normalmente. Ho visto che Ferra, da quello che ho visto, è nello specchietto, è andato un po' lungo e mi sa che ha preso Leutz. Tipo. E niente, poi Leutz, anche lui, mi sembra, un giro dopo mi ha buttato fuori, praticamente. Ma anche lì non capisco il motivo. Fortunatamente non ho rotto e non so come, non ho rotto. Però, cioè, mi ha quasi speronato fuori e niente, poi vabbè, dopo sul bagnato avevo un po' di difficoltà cioè, più che altro all'inizio non sono riuscito a scaldare bene le gomme e dunque, cioè, il primo giro di partenza con la safety, dopo la safety car non sono riuscito a scaldarla e ho avuto delle difficoltà. Peccato perché ho visto che Leo praticamente mi ha superato facilmente e niente. Molto bene, grazie mille. Poi, come già detto in passato, è accaduto un sacco di volte, vedremo il post gara tante volte. Ciò che abbiamo visto noi della modalità spettatore, il pilota 1, pilota 2, non combacia, quindi poi avrete modo di chiarire, di scambiarvi le visuali. Ernesto vi aspetta poi nel post gara proprio per questo. Veniamo a Dr. Wu invece, che sì, situazione un po' di caos in qualifica, strano, perché River girava con l'intermedia nel suo giro, tu con la soft nel tuo giro, è stata una Sì, situazione purtroppo difficile per essendo voi che da l'intermedia ormai vedere. era parecchio più lenta, anche avendo lasciato tanto spazio, poi mi sono ritrovato sotto e vabbè, lì il giro l'ho chiuso perché ho visto che era papabile pole, quindi me la sono giocata. E la gara, niente, partendo con la rosa sapevo già che sarei finito nel casino dietro nel gruppo, così è stato. Poi qualche difficoltà a uscirne, poi ce l'avevo fatta, è uscita la safety. Che una mano me l'ha data. Poi niente, dai, gara lineare. Un paio di volte finito in mezzo al gruppo, però poi un po' Robby mi ha dato da fare a superarlo perché in rettilineo era scarico, si vede. E nel misto invece ero sempre sotto, ma non si supera. Però tutto sommato direi che tirando le somme è andata bene, meglio del previsto. Buono anche per il costruttore, insomma, Chicco subito Sì, dietro di buono per i costruttori e Kiko, gran difesa su Ferra. te. Molto bene, grazie mille. Leo, buona per forse il morale, poiché anche questa sera io magari non certo ho anche sbagliato, perché alla safety car, quando River è passato sulla mescola intermedia, io un po' ti ho tirato orecchie, cioè non mi sarei fermato, tutti si sono fermati, alcuni hanno messo la Oddio. soft. Però posteriori in effetti ha avuto ragione, perché chi si è fermato a mettere la soft poi si è rifermato per l'intermedia, quindi è stata una grande chiamata di River, te da primo era complicata la decisione. Oddio, allora, in quel caso avevo già chiesto per la previsione del meteo, anche giri prima, mi aveva detto che la pioggia era imminente. Però non così imminente. Quindi quando ho entrato ho detto già tutti entrano, boh, mi sembra strano, cioè secondo me comunque a 5-6 giri e forse iniziava la pioggia. Due curve dopo inizia la pioggia, ero lì, boh, ma porca miseria, poi vi e vedo River che mette l'intermedia, ero lì, no, lì ci sono rimasto di sasso, poi ho avuto la freddezza di fare
di aver fatto almeno lì dei sorpassi molto puliti. Molto bene, prossima settimana si va in Belgio, sperando sia tutto in ordine con il fondo, perché pre-season è stato un disastro. E prospettive per la pista di Spa? Oddio, non lo so, non ho una gran preferenza su quella pista. Sì, vado bene, però comunque tentare comunque sempre di andare al podio, ovviamente non esagerare, tentare sempre di puntare alla vittoria perché non si sa mai, però comunque di restare sul podio rimane sempre comunque l'obiettivo. Molto bene, grazie mille. Christian, anche te per il Belgio, come lo vedi? Cosa pensi? Allora, intanto, scusa, volevo tornare un attimo indietro sulla gara, volevo Sì, fare i scusami, pensavo di complimenti. No, finire. scusa, scusami te, volevo fare i complimenti a Patri perché la chiamata dell'intermedia è stata sua, è stata assolutamente sua. Io ho detto, ma no, Patri, che c'è ancora asciutto, no, metti l'intermedia, hai avuto ragione. Dunque, volevo insomma, dedicare questa grande chiamata di Patrick che me l'ha fatta lui mettere l'intermedia. E niente, dopo per Belgio, discorso Belgio, boh, speriamo che abbiano sistemato i vari cord di questa roba qua, perché sennò veramente ci tocca correre al centro della pista. E niente, boh, devo ancora provare, vedremo, insomma, peccato, più che altro, sono un po' rammaricato di qua perché praticamente un secondo prima della partenza sono andato in bagno che non stavo bene, diciamo. Più che altro per quello, difatti il passo non c'era, se no potevo fare molto meglio e vabbè, insomma. Vedremo in Belgio cosa succede, insomma. Molto bene, grazie mille. Claudio, stessa cosa, prospettive per Spa? Di non far danni perché non è una pista che è nelle mie grazie e boh, magari una posizione a ridosso del podio, fuori di lì. Molto bene, grazie mille. Allora, Claudio, buonanotte. Buonanotte Raga, io invece a volevo soltanto voi. Ah, aggiungere una giusto, vai. cosa, scusate. Vai, vai. Allora, Leutz, grandissima gara, scusa se te lo dico adesso, ma stavate tutti parlando, non volevo interrompervi. Sei un matto perché hai fatto tre sorpassi in due curve e veramente sei veramente pazzesco. Quei tre sorpassi, due sorpassi, scusa, che hai fatto in due curve. No, anzi, tre, scusa, tre. Sono veramente stati, non so neanche io come categorizzarli, epici, non, cioè, non so come hai fatto veramente, non so veramente cosa risponderti perché sei stato veramente un grande a farli. Poi notavo che in penultima curva notavo che affondavi molto l'anteriore per cercare di avvicinarti comunque a chiunque avevi da superare ed eri l'unico a fare questa mossa, una cosa molto bella. E quindi complimenti per la gara. Poi passiamo invece a River che è gara molto solida, gara molto, molto bella. Quindi veramente quando sei entrato a mettere le intermedie, veramente l'hai vista molto, molto giusta. Quindi veramente bravo. E invece Dottor Wu, peccato che ti sei fatto un po' mangiare in partenza, risucchiare dal gruppo. Proprio pian piano ti sei fatto la tua gara, sei riuscito ad arrivare terzo. Ah, e tornando su Leutz, quando abbiamo visto la ruotata con Ferrer, forse almeno da parte mia mi aspettavo un po' di più da parte di voi due, soprattutto di Ferrer, di vedervi più vicini poi durante il corso della gara, ma lui poi purtroppo, quando ha cominciato a piovere, siete rientrati tutti, è voluto rimanere sulla rossa, quindi poi questa scelta non ha pagato e boh, niente, volevo solo dire queste cose qua e niente. Molto bene, grazie mille per l'analisi Seba. Di nuovo buonanotte a Claudio. Buonanotte. Buonanotte Christian. E Buonanotte. buonanotte anche a Leo. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e tre. Buonanotte ovviamente anche a Seba. Splendida analisi Buonanotte. ancora una volta. Grazie. Buonanotte, un ringraziamento anche a Raffo Inex. Ciao Raffo, buonanotte. Ciao Raffa, buonanotte a tutti. Ci vediamo Buonanotte. sui vari social, Instagram, Facebook, il sito www.fumettointeam.com e invece con i campionati in live sempre qui su Twitch e la replica sul nostro canale YouTube, l'appuntamento va a lunedì con i vari circus di Formula 3 che arriverà, come detto in precedenza, in Belgio. Anche da parte mia, Raffaele Lali per Guerosci è tutto. Grazie a tutti e a Nanna presto, solo se fitte non è live. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte.